A questo punto mancano 17 km, tanti sono in discesa e poi gli ultimi 8 in pianura. La discesa misura 9 km, i primi 5 presentano un asfalto brutto, ma secondo me lo sistemeranno e non ci sono curve pericolose. Gli ultimi 4 km invece sono bellissimi. Discesa che termina a 7 km dall'arrivo e adesso siamo quasi ad Ivrea. Qua si va veloci. Un po' di pavè nel centro di Ivrea, l'ultima curva a 1000 metri dal traguardo. Non pensavo che quella di Andrate fosse così impegnativa e quindi potrebbe restare nelle gambe di tanti corridori. Anche se in una tappa del genere dovrebbe uscire una fuga da parte di uomini fuori classifica. Te che dici, Osvaldo? Sì, un finale molto impegnativo.